Il rapporto sulla competitività dei settori produttivi è giunto alla sua settima edizione e si arricchisce ogni anno di nuovi contenuti informativi. Che ruolo ha l'Istat nel contribuire alla conoscenza della congiuntura economica? Dunque, l'Istat mette a disposizione un prodotto che è fondamentale per conoscere ciò che sta succedendo, ciò che è accaduto, quali sono le tendenze che sono in atto e quindi poi naturalmente per chi è in grado di farlo dà la possibilità di attivare quelle azioni che orientano l'evoluzione futura e che correggono eventuali distorsioni o problematiche che sono in corso. Questo prodotto è ovviamente un lavoro impegnativo su cui c'è un team che ha lavorato con grande tenacia e competenza rispetto a tutte queste tematiche e che è riuscito a descrivere una situazione che coglie l'elemento ciclico, cioè l'andamento congiunturale, ma anche quelle che sono poi le tendenze e le valutazioni che ne derivano. Ad esempio, a me sembra che sono emerse anche nei confronti con gli altri paesi delle informazioni estremamente interessanti che da un lato, come dire, sensibilizzano rispetto al problema, perché effettivamente il 2018 ha segnato una moderata flessione, se vogliamo essere sinceri, ma in un certo senso conforta il fatto che sì, è vero, c'è stato, come dire, un piccolo rallentamento, ma questo non vuol dire che la macchina non vada, ecco, quindi ci sono le premesse per poter in qualche modo, naturalmente agendo nel modo opportuno, per poter in qualche modo riattivare e far crescere, dare velocità al sistema. Naturalmente gli aspetti che emergono, così in fondo lo sapevamo già, le esportazioni sono il punto forte, uno dei punti forti di questo paese, decisamente meno i consumi interni, e allora questo messaggio dato soprattutto ai policy maker dovrebbe servire per, come dire, suggerire come muoversi per far sì che si risolvano i problemi che in qualche modo stiamo intuendo e che si possa andare in maniera assolutamente efficace verso un miglioramento delle condizioni generali.